Con Auteri per chiedere subito cosa è successo dopo il gol del 2-1, perché il Pescara nel secondo tempo si è completamente spento, si è assentato, non l'avevamo visto in questo campionato, e cosa è successo nel primo tempo, perché al solito gioco bello, frizzante e offensivo, i soliti due gol subiti che io devo purtroppo far notare. Ma è vero, perché siamo sempre a rincorrere, abbiamo giocato secondo me un buon primo tempo anche sul piano della coralità superiore a loro. E però abbiamo subito questi palloni lunghi e poi siamo riusciti a prendere gol in una situazione in cui non dovevamo prendere gol, perché Ogunsè ha preso una palla di spalle sporca, attaccata alla linea laterale, la palla va fatta finire fuori dal campo. Non siamo risoluti in questo e quindi siamo sempre a rincorrere e spendiamo energie fisiche e mentali. Poi avevamo giocato anche 4 giorni fa, ecco perché nel secondo tempo è vero, abbiamo perso un po' di lucidità. Anche i cambi che abbiamo fatto non hanno portato giocatori freschi gli effetti sperati, e quindi siamo stati meno in partita. Questo è vero, ma dipende dal fatto che qualcuno è calato. Anche Pompetti in alcuni momenti della gara è calato perché era la terza partita in 10 giorni e lui è reduce da 18-20 giorni di stop, e quindi alla lunga queste cose si accusano. E soprattutto il rincorrere i risultati, ed è una cosa che non va bene, ed è una cosa in cui dobbiamo essere più risoluti, perché poi nel primo tempo siamo stati anche, così come contro la Reggiana, se non pari in tanti momenti anche superiori a loro sul piano della coralità. Forse non abbiamo concluso tanto, però tanti tiri sono stati rimpallati, comunque avevamo pareggiato la partita. Il problema è poi riprendere il gol e spendere energie fisiche e mentali a rincorrere di nuovo il risultato, e questo purtroppo non è la prima volta che ci accade, e quindi può essere normale quello che poi è successo nel secondo tempo, ma non perché la squadra ha rinunciato, perché abbiamo perso un po' di ordine, perché qualcuno dal punto di vista fisico è calato, e loro chiaramente è una squadra che vince, che può gestire il risultato, spende meno energie nervose rispetto a quella che deve recuperare il risultato. Le chiedo due cose allora in base alla risposta che mi ha dato. La prima, che secondo me è anche un po' preoccupante, perché è vero quello che ha detto, nel senso che come contro la Reggiana il Pescara si fa anche preferire rispetto al Modena dal punto di vista del gioco, però subisce sempre questi gol, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. Con Matteassi abbiamo detto serve una sterzata, serve una soluzione, Matteassi ha detto assolutamente sì. Chiedo a lei quale. Ma la soluzione è quella intanto di lasciare tranquilli, fra virgolette tranquilli, perché non si può accettare che un difensore in alcune situazioni sporche, perché poi noi subiamo tante sporche, non sia in grado di impattare dal punto di vista agonistico delle situazioni che vanno impattate. È un problema di sicurezza sicuramente, e questo ci compromette, perché ripeto, devi sempre stare a inseguire. In questo momento serve tranquillità, perché questa è una cosa fondamentale. Neanche io mi aspettavo di essere non così indietro sul piano delle prestazioni e sul piano del gioco, neanche io mi aspettavo di commettere una serie infinita di errori che ti portano purtroppo a spendere energia e inseguire sempre risultati. E questo è l'unico problema che abbiamo, ma non dipende da come giochiamo, non dipende dai 3 e mezzo al campo, non dipende dai 4 difensori dietro. Dipende soltanto da queste incertezze che da un po' di tempo, da tanto tempo, perché nella parte iniziale di campionato, le prime 2-3, abbiamo fatto un paio di calci di rigore, abbiamo preso un gol sul calcio d'angolo per disattenzione con l'Ancona, poi dopo forse l'ambiente fa avvertire ai ragazzi un po' di responsabilità e un po' di pesantezza, però io dico a loro e dico a tutti, ma per giocare a calcio bisogna anche manifestare sicurezza. Il calcio è anche un'affermazione di personalità, siccome abbiamo dei difensori anche strutturati e di personalità, fra virgolette ci dobbiamo incattivire un po', ma io lo dico da un po' di tempo. Le chiedo l'ultima cosa prima di una domanda da studio. Alla luce di queste prestazioni, di queste anche difficoltà che sta avendo il Pescara su determinate situazioni, questo organico è disegnato su misura per il credo calcistico di Auteri, che ha fatto sempre il suo calcio con quel modo di fare? Ma guardi, ma profitto della sua sincerità. No, ma molto sinceramente, ma noi possiamo anche fare tante cose dal punto di vista tattico, lo abbiamo già dimostrato. Per fare quello che è il suo calcio? Ma credo che complessivamente lo facciamo, dobbiamo migliorare l'impatto dietro, la schermatura di alcune situazioni, ma non è solo quello, dobbiamo migliorare situazioni. Ad esempio, un paio di volte faccio degli esempi in Sita in cui abbiamo degli aggiramenti importanti, sterza e porta palla verso la densità dove loro sono schierati 4 più 3
È chiaro che diamo palla sui piedi, subiamo per un attimo qualche transizione, concediamo un po' di spazio, sono le scelte a volte, perché lì abbiamo creato un aggiramento importante, la palla, ci abbiamo due grandi e grossi anche in aria, la palla si mette molto semplicemente dentro, a volte siamo un po' poco esperti nella lettura di alcune situazioni, ma soprattutto il problema che abbiamo è quello, però questa è una squadra che ha qualità, questa è una squadra che ha qualità, anche se nel secondo tempo alcuni ragazzi che sono entrati non mi sono piaciuti, a differenza di Marilungo che si è preso le sue responsabilità, si è fatto vedere, non siamo entrati bene in partita, ma probabilmente perché anche 6-7 erano stanchi, avendo giocato 4 giorni, uno di questi era sicuramente Pompetti. Ultima da studio, rapidissima per Auteri. Sì, velocemente Auteri, buonasera mister, la mia lettura dopo aver affrontato Reggiana, arbitraggio a parte, per carità, il Modena questa sera, la mia lettura è questa, sembra più squadra la Reggiana, sembra più squadra il Modena, condivide? Ma sì, è vero, noi in queste partite siamo stati competitivi, però poi ci è mancato quello spessore che queste squadre hanno, quelle letture, quell'esperienza, quelle certezze, quella sicurezza, però sul piano del gioco siamo stati... ma conta poco, perché veramente conta poco, perché poi le partite le abbiamo perse, io so essere critico, non vado alla ricerca di scusanti, queste squadre hanno dimostrato di avere più spessore, una migliore lettura delle situazioni, sono risoluti quando allontanano la palla, sono tempestivi quando attaccano qualche pallone sporco, non si fanno prendere posizione, in questo ci sono superiori, però sul piano del gioco, ed è questo è quello che mi fa arrabbiare, non hanno dimostrato di essere superiori a noi. Però c'è un campionato da giocare e c'è tanta strada da fare, è chiaro che quando perdi ti allontani e diventa difficile, ma in questo momento bisogna stare tranquilli.